Ciao ragazze, bentornate in questo nuovo video. Oggi voglio spendere due parole per quanto riguarda la prevenzione del seno. Sapete che si sta avvicinando ottobre, ottobre rosa, e quindi ci sono sempre appunto questi screening di prevenzione per quanto riguarda appunto questo qui. E volevo anche raccontarvi, no? Di una persona che per me è come una sorella. E sta affrontando una cosa brutta, sta affrontando un male che si è ritrovata all'improvviso. Questa persona è una mia amica da quando praticamente i nostri figli, quindi mio figlio il grande, andava a scuola materna. Noi ci siamo conosciute là perché mio figlio frequentava il terzo anno, invece suo figlio il primo. E quindi insomma ci conosciamo da quel periodo là. Lei è veronese. E ci siamo trovate subito bene. Lei è un'insegnante di scuola primaria, ama molto i bambini, ama molto stare con loro, è un'ottima mamma. Ha avuto poi una seconda figlia insomma, che va adesso appunto a scuola materna, anche lei. E abbiamo condiviso tante cose insieme. Abbiamo condiviso purtroppo due fatti tragici nella sua vita, che è quello della perdita di suo figlio quando aveva 5 anni. E un altro la perdita di sua mamma, mi pare 2 anni fa, proprio il 25 dicembre. Perché io sto facendo questo video? Per sensibilizzare le persone a fare questa prevenzione, di fare questi screening abituali e di prendersi cura della propria salute, di prendersi cura della propria famiglia, di prendersi cura della propria vita. E sensibilizzare le persone a rendersi conto che la vita è breve, che la vita è un soffio, che la vita non ha bisogno di avere ancora troppe cose pesanti nella testa. Io, per esempio, quest'anno, perché sono cose che comunque io non condivido con voi, perché un po' tengo la mia privacy a casa. Quest'anno mio padre ha fatto 10 anni che è mancato. Solo chi passa per queste cose, quindi per un lutto, sa che cosa significa la sofferenza, la perdita di un genitore, la perdita di un figlio. Abbiamo bisogno di riempire la nostra vita di cose positive. Abbiamo bisogno di riempire la nostra vita di parole positive. Abbiamo bisogno di riempire la nostra vita di cose belle, di ricordi belli, di creare con i nostri figli dei ricordi che si porteranno per tutta la vita. Mando un grandissimo abbraccio e delle forti vibrazioni positive per la mia amica, che sicuramente guarderà questo video e commenterà, perché insieme ce la possiamo fare ad andare avanti, e che la vita non finisce qua, ma soprattutto con l'aiuto di Dio. Esistono persone belle, esistono persone positive, esistono persone che aiutano il prossimo, esistono persone che incoraggiano il prossimo. Queste sono le persone che sono accanto a me, le persone che io voglio accanto a me. E lei, questa mia amica, è una di quelle. Una persona che non si è fatta mai abbattere dalle circostanze, pur avendo tutte queste tragiche cose accadute nella propria vita. E solo, diciamo, chi passa nella sofferenza può capire realmente cosa significa e incoraggiare anche il prossimo, come io sto facendo con lei, perché lei si deve trovare accerchiata di persone che le vogliono bene, che la fanno sentire bene e che parlano di cose positive verso la sua vita. Questa è la cosa più importante. Quindi, Franci, io per te ci sono. E niente, questo era quello che un po' volevo condividere con voi oggi. E mandate forti vibrazioni alla mia amica Francesca, pregate per lei perché è importante. E niente, vi abbraccio e ci vediamo al prossimo video. Ciao Franci!